Buongiorno, bentornati nel mio canale. In questo video ho pensato di farvi vedere tutti gli oggetti che io utilizzo per addobbare la casa in occasione di Halloween, tutte le mie decorazioni, tutte le cose che io metto in giro per la casa in attesa che arrivi appunto la notte delle streghe. E siccome devo ancora sistemarli, l'ho tirati giù dall'armadio poco fa, ho pensato prima di metterli a posto di farveli vedere. La prima cosa che vi faccio vedere, che sicuramente conoscete già perché se avete visto qualche mio video precedente avete avuto occasione di vedere anche lei, è la mia zucca di peluche che mi è stata regalata dal mio compagno qualche anno fa e quest'anno partecipa ai miei video anche lei, quindi insomma questa mi piace molto e insomma non ha proprio una collocazione precisa perché magari la metto un po' sul divano, un po' sul letto, insomma dipende, però questa è la prima decorazione che io tiro fuori, che utilizzo. Poi ho degli stickers per vetro, ne ho tre piccolini, questa è la classica zucca, poi c'è la classica casa con il fantasma e la strega che cavalca la sua scopa. E questi sono i tre simboli classici di Halloween. Poi ho uno sticker più grosso che è questo, con le zucche e la casa, poi c'è scritto Happy Halloween. E questo andrebbe attaccato al vetro della finestra, però siccome io ho i vetri scuri in casa, quindi da fuori non si vede nulla, all'interno è inutile che io lo metta perché nessuno lo vedrebbe, quindi lo attacco direttamente allo specchio perché comunque mi piace di più e almeno lo vedo io. Poi ho questa decorazione che è questa zucca con la sfera di vetro, c'è cioè all'interno una strega, spero che la vediate. Poi nel momento in cui si rovescia praticamente volano i pipistrelli, non so cosa riuscite a vedere da qui, però insomma anche questa è molto carina e la vado sempre a posizionare sul mio tavolino. Poi ho una candela con la zucca e il suo fantasma, all'interno c'è la candela da accendere, anche questa mi piace molto. Poi sempre parlando di candele, ho la classica candela arancione di Halloween con il gatto nero, la strega e la classica casa, anche questa comunque una candela carina che mi piaceva. Poi ho delle candele più piccole a forma di zucca, che sono queste, sono ancora nella scatola perché le ho comprate quest'anno, quindi hanno ovviamente la candela all'interno, sono piccoline, sono 6 candeline, penso che le spargerò un pochino per casa poi la sera di Halloween. Ho poi questa zucca che si può appendere, quindi di solito io la appendo al lampadario oppure l'appendo all'armadio, insomma dipende un po' quella sera lì dove penso che possa stare meglio. Ho una cosa che mi piace tantissimo, che ho da tanti anni, che è questo corvo, che ha il fiocco, ha la paglia sotto e ha il suo stuzzicadenti, può essere messo in un portapenne, può essere messo come centrotavola, insomma può essere utilizzato in diversi modi e veramente mi piace tantissimo. Tanti anni fa si era rotto il becco e io ero riuscita a rincollarlo, quindi insomma ci tenevo veramente molto a questo oggetto. Poi ho comprato quest'anno questo fantasmino, che ha le sue zampe, praticamente va messo su una mensola e questo dovrebbe essere l'effetto finale. Quindi, insomma, anche questo mi piaceva tantissimo, mi sembrava molto simpatico. Poi vi faccio vedere un portacandela, che è questa, che è praticamente la strega a forma di zucca, diciamo, al suo cappello, al mantello. Qui c'è lo spazio per inserire la candela. Ed è un portacandela che comunque fa sempre il suo effetto. Poi, parlando sempre di candele, vi faccio vedere queste due candele a forma di cappello di strega. Io queste ce l'ho da tanti anni, ma non le ho mai accese perché mi piacciono talmente tanto che non le voglio consumare, perché poi in commercio io non le ho mai più ritrovate, quindi mi dispiacerebbe comunque non averle più e quindi le utilizzo solo come decorazione, non le accendo. Poi come ultima cosa vi faccio vedere questa zucca di cartapesta con il cappello e poi utilizzerò ovviamente delle cose che servono per la tavola, quindi ho comprato i tovaglioli con la zucca, ho comprato i piatti con la zucca, poi ho comprato due serie di piatti un pochino più grossi, una con scritto Happy Halloween con i gatti neri e il pipistrello e poi ho comprato questi con la zucca e il fantasma.
e ovviamente anche i bicchieri di carta con la zucca. Poi, sempre parlando di tavola, ho una tovaglia appunto con scritto Happy Halloween, che ora io spero che voi riusciate a vederla al meglio possibile perché è molto grossa, quindi magari non la apro tutta, però diciamo che è fatta così. Non so se la vedete, comunque insomma è molto carina anche questa. E come ultima cosa non poteva assolutamente mancare il cappello da strega, anche se non è una decorazione. Io ho voluto quest'anno comprarmi il cappello da strega perché insomma mi dava molta soddisfazione poter indossare un cappello da strega la notte di Halloween. Con questo cappello da strega io vi faccio vedere adesso come stanno tutti questi oggettini messi al loro posto, quindi messi sul mio tavolino, nel mio angolino della casa. Quindi andiamo insieme a vedere come stanno tutte queste cose messe al loro posto. Ecco, questo è lo sticker che vi dicevo, l'ho appeso allo specchio, vedete che c'è lo specchio, io l'ho appeso così perché comunque è più comodo per me metterlo sullo specchio piuttosto che sul vetro, e questo è il tavolino che io diciamo decoro e cerco di abbellire il più possibile con tutti gli oggettini e tutte le decorazioni di Halloween. Ecco, quindi questo è l'angolo della casa che io dedico ad Halloween. Ecco, questo era l'angolo della casa che io diciamo riservo all'atmosfera di Halloween, quindi l'atmosfera stregata. Sempre con il mio bellissimo cappello vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di dare un'occhiata alle playlist perché trovate tutti gli argomenti del mio canale, continuate a seguirmi perché ci saranno altri video dedicati alla notte di Halloween, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme e vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti!